non siamo riusciti a portare fisicamente Milena Agus in Giappone, però ce la portiamo anche con lo spirito e Sì. con questa E intervista. infatti vorrei che mi salutassi. Sì, Sì, possiamo anche salutarmi tramite. sarei andata volentieri. No, Sì, magari ci ma sarà. E non posso proprio, sì. quindi volevamo sapere, prima di tutto, il pensiero riguardo al Giappone e ai giapponesi. Sì, Per l'immagine. l'immagine che io ho. È chiaramente affascinante perché tutto quello che io so del Giappone, vabbè, lo so dalla storia e poi comunque soprattutto dalla letteratura. I suoi E, autori giapponesi beh, Murakami mi preferiti? piacciono a morire. Si dice Murakami? Sì, 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 moltissimo, letto tutto. È chiaro che è un posto molto affascinante. Che mi fa comunque paura, per cui ecco, non è un posto dove io vivrei volentieri, è una vita che io immagino tutta piena, ecco, senza tempi morti. Ed è una cosa che purtroppo forse qualcuno riuscirebbe a tollerare, ma io no. Io morirei perché, per esempio, se ho una giornata tutta piena, poi sto proprio male fisicamente. Sì, ho bisogno di vuoti, in tutta la mia vita non ho mai conosciuto la noia. E comunque il Giappone è un posto amato. Cioè, però è misteriosissimo, è davvero lontano. Sì, Sì, quello sì, è cioè si davvero sente lontano, proprio la lontanissimo. differenza. Per quanto loro si vogliano avvicinare a Vero? noi, perché sono Sì, un po' curiosa, ma soprattutto io sì. trovo molte analogie con la Sardegna, cioè Ma non. davvero? Sì, è proprio come carattere, come Ah. Ah. cosa. Poi vabbè, ci sono proprio delle cose fisiche, nel senso che le persone più longeve sono sarde o giapponesi, quindi E ci poi sono anche sono studi isole, su quello. è quello Esatto, che cioè il accomuna gli carattere. abitanti delle Il isole. carattere degli isolani è proprio tanto forte in Giappone quanto in Sardegna, perché comunque anche i sardi sono chiusi da un certo punto di vista, magari gentilissimi, generosissimi, una volta che insomma si entra in confidenza, è uguale per i giapponesi. Quello è il secondo libro. Sì. Ed è l'unico che è stato traduttore. In giapponese, sì, in giapponese, vabbè, dopo, ma lo conoscerà Sì. comunque perché è arrivato anche a me, ce l'ho anch'io, non capisco niente, però ce l'ho Ecco. per ricordo, insomma, perché mi fa piacere guardarlo, anche Certo. se chiaramente non lo capisco. Sì, questo mi ha mandato alla casa editrice dopo che. Però diciamo che questo è l'unico tradotto in giapponese. Però l'ultimo è sottosopra, sono sei, cinque libri. Sì, sono Mentre dorme il pesce cane, che è il primo, Mal di pietra è il secondo, poi Ali di Babbo, poi La contessa di Ricotta e sottosopra. Il Quindi è ambientato a nome, sì, Cagliari e non è in un Firenze. paese del Campidano, che poi è il paese della mia famiglia. Sì. Ma anche Genova, dove io sono nata, ma anche Milano, quindi ho parlato dei luoghi che conoscevo molto bene, poi i miei luoghi dell'anima. Cosa trae ispirazione per i suoi libri? Da qualche autore in particolare, da qualche avvenimento in particolare, Diciamo che l'ispirazione, ma io penso che per tutti sia così, nasca dalla propria vita, però è una sorta di inizio che c'è, perché poi comunque i personaggi, man mano che si scrive, acquistano una loro vita, acquistano
acquistano una loro vita che non assomiglia più, se non molto lontanamente, alla vita delle persone che hanno ispirato i personaggi. I personaggi acquistano una loro logica. Qui, per esempio, la nonna, sì, è vagamente ispirata a me, che mi sono sempre chiesta come sarei stata vista o come sarebbe stata la mia vita se mi avessero catapultato in un mondo dei primi del Novecento. Me lo sono chiesto tante volte. Sarei stata considerata matta sicuramente, anche per la maniera di scrivere, no? Come quella della nonna. Però la nonna è anche ispirata a mia mamma, che era bravissima a scuola, talmente brava che come succede per la nonna di Maldipietre, diciamo che non essendo la sua famiglia povera e non potendola mandare a studiare, allora le hanno proprio l'hanno ritirata dall'elementare, dalla quarta, perché il maestro continuava ad andare a casa loro e a dire: la bambina è bravissima per mia mamma, scrive benissimo, è intelligentissima, ha delle potenzialità straordinarie. E nella famiglia di mia nonna, mia nonna, quella vera, e mio nonno si sono spaventati e hanno detto: oddio, qui ritiriamola da scuola perché non sappiamo poi che cosa può succedere, noi non avremo mai soldi per farle continuare gli studi. Alla fine, quando rileggo il libro, io non trovo più. Infatti era la domanda successiva, sì. Quando rileggi i libri? No, lo rileggo e dico: no, ma non è una persona estranea a me e a mamma. Però è chiaro che chiunque scriva, ma secondo me chiunque faccia qualunque cosa di non realistico, è parte comunque dalla realtà. A letture giovanili sarde, di autori sardi. Allora, io sono contenta perché, allora, degli autori sardi di oggi, li conosco, di molti sono molto amica, sì, sono nate amicizie, così, e leggo tutto quello che loro scrivono e devo dire che mi piacciono molto. E poi invece, come letture giovanili, chiaramente, De Sì, Satta e la Delenda, sì, che sono, e poi anche Azzeni, anche Azzeni chiaramente, sì. I suoi studenti cosa dicono? Leggono i suoi libri, le fanno qualche domanda? Cerco di tenere questa cosa nascosta, sembra impossibile riuscirci, però la tengo nascosta. Per due ragioni: un po' perché i miei studenti sono, secondo me, troppo giovani per i miei libri e non va bene che li leggano, e poi soprattutto non va bene che capiscano quanto la mia è una fantasia sbrigliata, è meglio che mi vedano più normale, ecco. Una signora normale. Non è capitato che qualcuno... Sì, capita, capita, però io cambio discorso. Sì. Invece mi capita che quando i genitori vengano ai colloqui siano i miei lettori. Ecco. Però lì raccomando di non far leggere i libri ai loro figli. Mi farebbe piacere sapere poi se il libro è piaciuto ai giapponesi.